l'esperienza tradita. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, buon 25 aprile, compagni e compagne. Non so a voi, ma a me fa un effetto un po' strano tutta questa cosa. Ci sono compagni di diverse parti d'Italia, di diversa età, però credo che per tutti noi sicuramente è la prima volta che facciamo un 25 aprile con una cuffia e seduti davanti a un computer e non in una piazza. E questo evidentemente deriva da, non da uno stupido virus, ma da colpe precise di questa società che è responsabile della sua diffusione, del massacro, letteralmente un'ecatombe a cui stiamo assistendo. Al contempo, questa modalità strana per tutti noi di fare un'assemblea dimostra l'attualità di ricordare il 25 aprile. Per noi questa non è una sterile celebrazione, non lo è mai stato, tantomeno lo è oggi. Vorrei affrontare in questa introduzione al dibattito due temi, essenzialmente. Alcuni cenni storici sulla resistenza e al contempo arrivare poi a capire l'attualità di questa giornata e l'attualità degli insegnamenti della resistenza. Marx diceva in uno dei suoi libri più famosi, il Manifesto, che la storia è storia delle lotte di classe. In realtà dovremmo aggiungere che anche la storiografia, cioè il racconto della storia, dei fatti storici, è un campo dove si combattono le classi. E l'ideologia dominante ha necessità di falsificare la storia delle rivoluzioni e anche la storia della resistenza in particolare. La storia della resistenza è falsificata tre volte. È stata falsificata e continua a essere falsificata dalla borghesia. Basta leggere i giornali di oggi, la stampa borghese di oggi. È falsificata ed è stata falsificata dallo stalinismo. È stata falsificata e continua a essere falsificata dal riformismo. Tutti e tre hanno un obiettivo comune, che è quello di negare che fu un processo rivoluzionario e che quel processo rivoluzionario non si concluse con una rivoluzione vittoriosa perché fu tradito. Questo è anche il titolo della nostra giornata di oggi. E vorrei concentrarmi su cinque delle principali falsificazioni che la borghesia, lo stalinismo, il riformismo hanno buttato sopra alla storia della resistenza. La prima di queste falsificazioni è quella secondo cui, si continua a dirlo, la resistenza sarebbe stato un secondo risorgimento. Cosa si intende con questa espressione? Si intende dire che fu una resistenza degli italiani contro l'invasore tedesco. Si aggiunge che l'Italia fu liberata dagli anglo-americani, dalle truppe alleate. La verità, per chiunque voglia studiare un pochino la storia della resistenza, è completamente differente. La verità è che a combattere nella resistenza furono in primo luogo gli operai, giovani, giovanissimi operai, furono loro con gli scioperi di Mirafiori nel marzo del 43 e poi con gli scioperi del novembre del 43 ancora del marzo del 44 a dare la spallata reale al fascismo. Furono operai comunisti, in gran parte, in maggioranza, in larga maggioranza si consideravano comunisti e rivoluzionari, al di là delle correnti di cui facevano parte, dei partiti di cui facevano parte, ed erano 250.000 operai armati. Dopo l'8 settembre furono, cioè dopo l'armistizio, la fuga del re e dei generali, dopo che l'Italia era stata divisa in due stati, furono loro a combattere contro il fascismo, ma non combattevano soltanto contro il fascismo. Nelle loro intenzioni l'Italia doveva essere liberata tanto da Mussolini come dai padroni che lo avevano accolto, utilizzato per 20 anni.
italiane arrivarono dopo. Le principali città italiane non furono liberate, come ci raccontano in alcuni libri di storia che falsificano la storia degli angloamericani. Furono liberate da questi operai, da questi lavoratori, da questi giovani, molti dei quali, come sappiamo, persero la vita in questa impresa. La seconda grande falsificazione, che spesso sentiamo, leggiamo nei libri di storia, sui giornali in questi giorni, è quella per cui in Italia c'era un fascismo bonario, contrapposto al cattivo fascismo o nazismo tedesco, tanto che si utilizzano due espressioni diverse per contrapporli. In Italia il fascismo, in Italia il nazismo. E il nazismo, quello tedesco, contraddistinto dai lager, dal massacro che effettivamente ci fu di milioni di persone, 6 milioni di ebrei e non solo. La verità tuttavia è un'altra. Non si trattò per niente in Italia di una dittatura bonaria, anche fu in Italia che nacque il fascismo. Hitler in Germania tentò di imitarlo, furono deportazioni, leggi razziali anche in Italia, e questo regime che viene definito da alcuni storici, a partire da Renzo De Felice in giù, come bonario, acri in Africa, con l'uso dei gas nelle colonie. Proschi diceva che al di là degli aspetti esteriori e simbolici, che sono effettivamente differenti tra il regime italiano e quello tedesco, c'era un'essenza unica, e questa essenza costituiva l'elemento centrale del fascismo. In cosa consisteva questa essenza? Secondo Proschi, che è stato il più grande rivoluzionario che ha analizzato da un punto di vista marxista il fascismo. Però si diceva, in una situazione di crisi economica, e fate attenzione a come è attuale tutto questo, in una situazione di grave crisi economica, se il proletariato non riesce a spaccare politicamente la piccola borghesia e a guadagnare l'egemonia di un settore della piccola borghesia sarà attratta da queste organizzazioni fasciste che inizialmente presenteranno un programma apparentemente anticapitalista. Una volta arrivate al potere, queste organizzazioni saranno utilizzate in realtà dal grande capitale per garantire i suoi affari. L'essenza del fascismo che accomuna l'Italia, la Germania e gli altri regimi che ci sono stati non sta dunque nell'aspetto esteriore, che è apparentemente differente da un regime all'altro, ma nel suo aspetto centrale, cioè nel fatto che viene usato come un ariete contro il movimento operaio per distruggere l'organizzazione del movimento operaio. È questo che accomuna il fascismo tedesco, quello italiano e gli altri regimi in paesi più piccoli in cui ci sono state esperienze analoghe. Ed è la grande borghesia che utilizza il fascismo in definitiva, anche se apparentemente viene espropriata politicamente dal regime fascista, tuttavia dal punto di vista economico e sociale la grande borghesia fa grandi affari nell'epoca del fascismo. E le cifre, gli studi lo confermano. Pensate che la Fiat ha aumentato, ad esempio in Italia, durante il ventennio fascista, a dismisura i suoi profitti. Una terza falsificazione, ne indicherò solo cinque, ce ne sarebbero tante altre, è quella per cui ci raccontano anche a sinistra, nella cosiddetta sinistra borghese, che tuttavia la Resistenza ci ha lasciato una grande conquista, che è la Costituzione repubblicana. In realtà un dirigente storico, intellettuale, liberale, non comunista, non marxista, Calamandrei, diceva: sì, è vero, è una carta molto avanzata, ma questa carta molto avanzata fu data in cambio della promessa della rinuncia a una rivoluzione socialista in Italia. E questo testo, che è avanzato indubbiamente, che è avanzato perché è il prodotto di rapporti di forza tra le classi che c'erano in quell'epoca, non solo è rimasto sulla carta nelle sue parti più avanzate, ma in realtà contiene anche, a fianco di queste parti relativamente avanzate rispetto a costituzioni di altri paesi, di altri stati borghesi, alcuni articoli che ne definiscono in pieno la natura. Per questo noi non siamo fra quelli che dicono il problema è attuare pienamente la Costituzione.
articoli. L'articolo 36 della Costituzione, che dice che il fondamento della Repubblica è il lavoro, sì, però aggiunge il lavoro salariato, cioè quello che noi marxisti chiamiamo la schiavitù salariale. Gli articoli 29 e 37, che definiscono la famiglia borghese come l'elemento cardine della società, e noi sappiamo che cos'è la famiglia borghese, con la subalternità della donna, la sua doppia oppressione. L'articolo 7, che è stato parzialmente successivamente modificato, ma non nei suoi aspetti essenziali, che definisce la Chiesa Cattolica come la religione privilegiata dello Stato. Formalmente non è così, ma noi sappiamo ancora oggi che peso ha la Chiesa Cattolica, anche del cosiddetto rivoluzionario Papa Francesco, quel Papa che era, anche se di questo nessuno dice più niente, grande amico dei generali argentini durante la dittatura di Videla, dei generali argentini. L'articolo 33, che riconosce la scuola privata, aggiunge senza oneri per lo Stato. Sì, però sappiamo come questa frase sia stata interpretata e quanti e quali siano i finanziamenti alla scuola privata nel nostro Paese. L'articolo 40, che riconosce il diritto di sciopero, molto avanzato, sì, però subito dopo aggiunge che questo diritto può essere limitato dalle leggi. E noi sappiamo come questo è stato applicato in questi decenni, quali e quanti limiti ci siano oggi in Italia al diritto di sciopero. E infine gli articoli 41 e 42, che coronano un po' tutto questo impianto e che affermano la sacralità della proprietà privata dei mezzi di produzione. Questa è la Costituzione che spesso sentiamo ripetere anche a sinistra sarebbe una Costituzione da applicare pienamente. È vero che alcuni suoi articoli non sono applicati, sono rimasti sulla carta, ma anche laddove fosse applicata pienamente non ci porterebbe di un millimetro fuori da questa società basata sullo sfruttamento del lavoro salariato. La quarta delle falsificazioni di cui vorrei parlarvi, sottoporre la vostra attenzione a questo dibattito, è quella che dice che tutto il processo della resistenza faceva parte di una originale via italiana al socialismo. Ora, è grottesco che venisse detto all'epoca, ancora più grottesco che venga detto oggi, quando sappiamo come e dove il Partito Comunista Italiano, stalinista, sezione dell'Internazionale diretta da Stalin e Togliatti, che fu uno dei principali dirigenti della Terza Internazionale stalinizzata, utilizzò la resistenza. Tra l'altro, oggi sappiamo, dopo l'apertura degli archivi di Mosca, dopo l'89, abbiamo i documenti che provano quello che i trotskisti hanno sempre detto, e cioè che la presunta svolta innovatrice di Salerno, si fa riferimento con questo, come sapete, a quando Togliatti tornò dalla Russia e sbarcò appunto a Salerno e inaugurò la nuova linea del partito, di cui poi dirò qualcosa, bene, oggi sappiamo, perché ci sono documenti che lo testimoniano, che quella linea che viene presentata dalla storiografia riformista e stalinista come una profonda innovazione del comunismo italiano fu decisa nell'ufficio di Stalin il 3 marzo del 1944, ci sono i verbali di questa riunione in cui Stalin e Togliatti insieme decisero, concordarono che Togliatti sarebbe tornato investito dall'autorità che gli veniva dal fatto di venire dal paese della rivoluzione d'ottobre, sarebbe tornato in Italia per imprimere una svolta alla resistenza, al movimento dei partigiani, al movimento di lotta che aveva preso piede dopo l'8 settembre. E in particolare avrebbe fatto capire con chiarezza, utilizzando il Partito Comunista, che l'obiettivo non era quello di una rivoluzione socialista, ma era quello di ricostruire lo Stato borghese. Addirittura inizialmente accettando persino la monarchia, per dare un segnale chiaro che non c'era nessuna intenzione di fare una rivoluzione socialista. E tutto questo si iscriveva in che cosa? In quei tre incontri in cui i cosiddetti grandi, Roosevelt, Churchill e Stalin, a Yalta, a Potsdam e a Teheran, divisero, tenendo una cartina geografica davanti sul tavolo, divisero il mondo in zone cosiddette di influenza.
lasciando alla Russia che cosa? La Russia di Stalin che cosa? Il diritto di sopravvivere se accettava non solo di non alimentare rivoluzioni in altri paesi, ma se accettava di collaborare con l'imperialismo mondiale per evitare queste rivoluzioni. Ed è quello esattamente che Togliatti arrivò con gli ordini di Stalin a fare in Italia quando sbarcò a Salerno. Ed è quello che si fece in Francia, quello che si fece in Grecia, disarmando in ognuno di questi paesi la resistenza e estradandola verso dei processi di lotta democratica di tutto il popolo contro il fascismo, contro i invasori tedeschi, i nazisti. E tutto questo faceva parte di una svolta che fu sancita dall'internazionale ormai stalinizzata, quell'internazionale che Lenin e Trotsky avevano costruito come strumento della rivoluzione mondiale e che era diventato ormai lo strumento in realtà della coesistenza pacifica con l'imperialismo. Al settimo congresso dell'internazionale nel 1935 si sancì una nuova linea, era la linea dei fronti popolari, con questo nome altisonante, apparentemente bello, si mascherava che cosa? La reintroduzione all'interno del movimento operaio della collaborazione di classe con i governi borghesi, cioè esattamente quella posizione contro la quale era nata la Terza Internazionale, contro la quale la Terza Internazionale si era scagliata contro la Seconda Internazionale. La Terza nasce contro la Seconda esattamente in rottura su questa grande questione, quando la Seconda Internazionale e i suoi partiti socialisti nel 1914 sostengono i propri governi borghesi impegnati nella Prima Guerra Mondiale. Bene, quella linea veniva rovesciata nel 1935 e si diceva che i comunisti sì, potevano sostenere o addirittura partecipare ai governi borghesi. Questa è la svolta di Salerno. In realtà Salerno, lo dico, diciamo, mi spiace per i compagni di Salerno qua presenti, non si decise nulla, tutto fu deciso a Mosca. La quinta delle grandi mistificazioni che ancora leggiamo in questi giorni sui giornali, nei libri, è quella che dice, ma può essere tutto questo, tuttavia che altro si poteva fare, una rivoluzione era impossibile. Questo è un leitmotiv, è dal 1943 che si ripete questa cosa qua. Non era possibile altro, non era possibile una rivoluzione in Italia. Ma è vera questa cosa? Se noi studiamo, non sui libri di storia dei marxisti, che sono purtroppo molto pochi, ma se studiamo un po' la storia della resistenza, ad esempio, sui libri di un partigiano liberal socialista, faceva parte degli azionisti, onesto nella sua, diciamo, nei suoi limiti riformisti, come Giorgio Bocca, vedrete che lui racconta la storia in modo un po' diverso. Lui ammette che c'erano in Italia 250.000 lavoratori, in gran parte operai, armati, che questi operai a un certo punto avevano il controllo di gran parte del paese, che questi che partecipavano alla rivoluzione, al di là del fatto che facessero parte di questo o quel partito e prevalentemente stavano con formazioni a sinistra del Partito Comunista, col Partito Comunista, col Partito Socialista, col Partito Azionista e in minimissima parte con organizzazioni borghesi, bene, la stragrande maggioranza di questi si consideravano soggettivamente rivoluzionari, cioè a dire che erano convinti di partecipare a un processo per cacciare non solo i fascisti, ma i loro mandanti, per così dire, cioè ripulire l'Italia non solo da Mussolini e dal fascismo, ma anche da quella grande borghesia che tanti affari aveva fatto grazie al regime fascista. E eravamo in una situazione in cui non esisteva più uno Stato borghese, unitario, forte, in grado di reprimere. Lo Stato, come si è detto, si era spezzato in due. Al nord c'era la cosiddetta Repubblica di Salò, che arrivava in realtà, diciamo, fino al centro Italia, e nella restante parte, diciamo, dal sud del centro Italia fino al meridione c'era l'altro stato, diciamo, in mano a questo al re Pellone che era scappato insieme ai generali. Questa era la situazione. L'unico potere reale che c'era in quei mesi in Italia erano questi 250.000 uomini armati. E tuttavia continuano e vogliono farci credere che non era possibile una rivoluzione socialista. Quando i padroni erano stati cacciati dalle fabbriche. Quando le fabbriche riiniziano, la produzione sono in mano agli operai.
è il partito comunista con quegli atti alla testa, con gli stalinisti alla testa, che riconsegna le chiavi del paese ai padroni. Non solo riconsegna le chiavi del paese ai padroni, ma li invita a tornare. Ci sono decine di testi, non ho qua il tempo per farlo, che potrebbero essere citati. Invitano i padroni a tornare ad assumere il loro posto. Il loro posto sarebbe quale? Quello di sfruttatori, da cui gli operai dovevano cacciare. Per questo noi abbiamo titolato questa giornata di oggi, questo dibattito, la resistenza tradita. Tradita da chi? Non dalla borghesia, ovviamente. La borghesia ha fatto la sua parte, ha ripreso il controllo che aveva perso nel paese. La resistenza è stata tradita dalla sua direzione, purtroppo. Quei 250.000 che soggettivamente lottavano per liberare il paese e costruire una società nuova, sono stati traditi dai loro dirigenti, che hanno detto, sì, è vero, faremo questa rivoluzione, ma non oggi, non subito. Al momento dobbiamo limitarci a cacciare i fascisti, a ricostruire lo Stato. Poi arriverà il nostro tempo, la famosa doppiezza di quegli atti, di cui tanto si è parlato. Perché quel partito non era più il partito comunista fondato nel 1921 a Livorno da Bordiga e da Gramsci. Era diventato un'altra cosa. Era diventato uno dei partiti in mano all'internazionale stalinizzato, che a sua volta non era più l'internazionale di Lenin e Trotsky, era l'internazionale della controrivoluzione, non il partito mondiale della rivoluzione, ma il partito mondiale della controrivoluzione, che aveva portato alla sconfitta, al soffocamento della rivoluzione in Francia a metà degli anni 30, in Spagna, e poi in Grecia, e poi in Francia, e poi quindi anche in Italia. Come hanno fatto tutto questo? Come sono riusciti a disarmare la resistenza, a portarla verso la ricostruzione di quello Stato borghese in cui noi abbiamo oggi il privilegio, per così dire, di vivere e di continuare ad abitare? L'hanno fatto ideologicamente. Hanno con cose che possono sembrare minute, ma che avevano una loro importanza, imponendo ad esempio dentro alle brigate partigiane l'utilizzo di nomi risorgimentali, appunto perché doveva essere chiaro a tutti che il riferimento non era a una trasformazione socialista. E per questo si dà nomi, no? Si tira fuori i nomi di Garibaldi e così via, i nomi del risorgimento. E si prescrive, ci sono i testi, possono essere letti, si prescrive ai combattenti di non usare il saluto del pugno chiuso, di usare il meno possibile i simboli del comunismo, il rosso, perché non si deve creare equivoco. Quello che è in corso non è un processo di rivoluzione socialista. L'hanno fatto organizzativamente. E come hanno disarmato la resistenza? Ad esempio costituendo i CLN paritari, cioè i comitati di liberazione paritari, a prescindere dal peso reale. Il Partito Comunista, che era la grande maggioranza di questi CLN, rinunciava generosamente ad essere maggioranza, come sarebbe aspettato, dentro i CLN. E quindi contavano tutti uguali, comunisti, socialisti, azionisti e anche i piccolissimi partiti borghesi che diedero un contributo liberale, che diedero un contributo assolutamente infimo alla resistenza, però avevano lo stesso peso nel CLN. Questo sacrificio, chiamiamolo così, della burocrazia stalinista serviva appunto a disarmare politicamente i CLN. Poi li disarmarono programmaticamente, dicendo il processo sarà in due parti. Per adesso facciamo i fascisti, poi arriverà la nostra ora. E per questo che tanti partigiani, come noto, ci viene raccontato, molti di noi l'hanno sentito raccontare, i compagni, negli ultimi decenni, che hanno partecipato a quell'esperienza, avevano nascosto le armi. Avevano nascosto le armi perché avevano fiduciosamente inteso che quegli atti stesse giocando una partita doppia per ingannare la borghesia. E quindi diceva, no, prima o poi arriverà il momento, il partito ci darà il segnale, per questo nascosero le armi. Ma in realtà il segnale non è mai arrivato, non sarebbe mai arrivato, perché il progetto che Stalin aveva concordato con Togliatti era un altro, era il progetto appunto di ricostruire lo Stato borghese in Italia, non di fare una rivoluzione socialista, non nell'immediato né in seguito, come sappiamo. Tutto questo non fu facile, non fu facile disarmare la resistenza. Fu necessario reprimere il dissenso interno che c'era in ampi settori della resistenza. Ne cito solo alcuni, ci sono bei libri che lo raccontano, anche se sono difficili da trovare.
esempio il libro di Arturo Peregali, L'altro dell'esistenza, racconta di queste formazioni grandi, non erano piccole formazioni, che stavano a sinistra del Partito Comunista e che lottavano dicendo il nostro programma, il nostro progetto non è solo cacciare Mussolini e i fascisti, i nazisti, i tedeschi, ma è andare avanti, iniziare così e poi proseguire espropriando gli espropriatori, espropriando la borghesia e avanzando verso una rivoluzione socialista. È la storia di Stella Rossa a Torino, 2000 militanti, di cui almeno 500 operai della Fiat, erano quelle avanguardie che avevano dato vita, che hanno dato vita agli scioperi di cui vi parlavo prima. Bene, questa linea era ovviamente in contrasto con quella di quegli atti di Stalin, del Partito Comunista. E che cosa fece il Partito Comunista? Uccise molti dei dirigenti di questa formazione, a partire dal capo di Stella Rossa, Barcarella, che fu attirato a Milano in un'imboscata e ucciso dagli stalinisti. Bandiera Rossa, o Movimento Comunista d'Italia, era l'altro nome con cui era conosciuta a Roma, era l'organizzazione maggioritaria, in realtà a Roma, nell'asse della resistenza, cioè facevano parte delle bande di Bandiera Rossa un numero superiore a quello dei militanti del Partito Comunista. E cosa faceva il Partito Comunista? Cosa facevano gli stalinisti? Denunciavano con nomi e cognomi sull'unità clandestina i nomi di questi militanti, sapendo che l'unità finiva anche nelle mani dei fascisti. Molti furono ammazzati per questo, per l'opera di delazione che compì il Partito Comunista per disarmare questa formazione, che si rifiutava di accettare questa logica dei due tempi. Oggi liberiamo il fascismo, domani libereremo il paese dal capitalismo. E poi si andò oltre, ci furono omicidi, voglio citare uno solo, quello di Pietro Tresci, dirigente trotskista, il principale dirigente trotskista, che era stato segretario organizzativo del Partito Comunista d'Italia ai tempi di Gramsci, era il braccio destro di Gramsci. Fu ucciso dai partigiani stalinisti in Francia perché il suo ritorno in Italia avrebbe, questo temevano gli stalinisti, avrebbe costituito un grosso problema perché tutti quei settori della resistenza che non erano disposti a limitarsi, a liberare il paese dai fascisti, ma volevano andare oltre, sviluppare una rivoluzione socialista, avrebbero trovato un dirigente stimato e provato nelle lotte, come Pietro Tresci, ucciso dagli stalinisti. Queste sono le grandi mistificazioni, diciamo, che circolano intorno alla resistenza. Però io volevo arrivare al secondo tema che vorremmo affrontare oggi, perché non, questo non è un seminario di storia, io non sono uno storico, sono un militante, come molti di voi, quindi diciamo l'interesse nostro nello studiare la storia non è un interesse accademico, è studiare la storia per capire cosa possiamo fare oggi, quali sono gli insegnamenti che possiamo trarne. Che cosa possiamo dire rispetto all'attualità? Noi dicevamo all'inizio siamo qua, invece che essere in una piazza come abbiamo fatto alcuni di noi per decenni, altri magari perché più giovani ne hanno fatto poche volte. Siamo qua davanti a un computer a parlarci, insomma, in questa forma un po' barbara e strana, a cui alcuni di noi sono meno abituati. E siamo qua davanti però non per colpa di, come dicevo, di uno stupido virus. I virus non hanno nessuna colpa, sono appunto stupidi. Ma siamo qua per colpa di qualcuno, e cioè di questo sistema sociale, che ha in qualche modo alimentato e sta alimentando il virus e la strage. È il capitalismo responsabile di quello che ci sta succedendo, non un'infezione. È il capitalismo che distruggendo il pianeta, come testimoniano anche molti studi di ambientalisti, sta favorendo il diffondersi dei virus. Dopo questo ce ne saranno altri l'hanno preceduto purtroppo. È il capitalismo che spingendo miliardi di persone nella miseria determina la distruzione del pianeta, la distruzione dell'uomo, il diffondersi di nuove malattie come queste. È il capitalismo e i suoi governi che hanno distrutto la sanità anche nei paesi cosiddetti a capitalismo avanzato come l'Italia. Pensate agli Stati Uniti, indicato come il punto più avanzato del capitalismo mondiale, dove 10 milioni di persone non hanno nemmeno accesso alla sanità. Per questo stanno morendo così tanti negli Stati Uniti. Pensate all'Italia, alla distruzione che è stata fatta dalla sanità pubblica. Per
dicono che c'erano, ci sono ancora, no, gli ospedali invasati, non ci sono abbastanza strutture e così via, ma tutto questo mica è colpa del caso o del virus, è colpa del fatto che hanno tagliato negli ultimi 10 anni 37 miliardi alla sanità pubblica. Questi sono i motivi di quanto sta succedendo. E se adesso ci dicono che dobbiamo aspettare un anno e mezzo per avere un vaccino, anche questo non è dovuto alle scarse conoscenze di cui disponiamo nel 2020. Tutt'altro, abbiamo ampie conoscenze in molti ambiti della scienza, della tecnologia. Perché è necessario un anno e mezzo per trovare un vaccino? Perché quando ci sono state le epidemie precedenti, non hanno continuato poi, una volta che sono cessate, soprattutto per il fatto che non si sono sviluppate nei paesi principali del capitalismo, ma sono sviluppate in Africa e quindi non interessavano nessuno, in Asia, non interessavano nessuno dal punto di vista dei profitti, non hanno continuato a sviluppare la ricerca, altrimenti oggi avremmo già un vaccino in tempi brevi. Non ce l'abbiamo, ancora una volta, non per caso, ma per responsabilità precise. Il nome di tutto questo, del responsabile appunto, non è Covid-19, è il capitalismo. Il capitalismo e i suoi governi. Adesso siamo di fronte in questi giorni a questa cosa della cosiddetta fase 2. La fase 2 sarebbe, secondo Conte, la convivenza con il virus. In realtà il termine anche non è forse molto appropriato, perché più che convivenza, diciamo, siamo di fronte a una strage. Ogni giorno muoiono solo in Italia 500 persone. Però il telegiornale tutte le sere ci dice che le cose stanno migliorando. Sì, è vero, per quei 500 probabilmente no, non sono migliorate. Però tutto sommato è meglio di prima, la curva, il plateau e così via. Scienziati, decine di scienziati assoldati per dire quello che piace ai padroni stanno testimoniando di queste cose. E Conte ha detto l'altro ieri, è chiaro, purtroppo dovremo mettere in conto che ci sarà con la ripresa, una ripresa anche con la ripresa del lavoro, una ripresa del contagio. Però dice, cosa possiamo fare? O così o moriamo di fame. E tutte le sere ci propinano questa cosa, cioè ci dicono che è necessario riavviare in pieno la produzione dopo che, intendiamoci, non è che l'avessero fermata, l'aveva fermata solo parzialmente. Il 60% delle aziende non è mai cessato, neanche nella cosiddetta fase di blocco, non è mai cessato la produzione. E questo spiega migliaia di morti e spiega perché migliaia di morti sono in particolare nelle regioni più industriali del paese e spiega perché la Lombardia ha avuto quel numero di morti impressionante. Questo si spiega, ovviamente, perché non c'è mai stato il cosiddetto, la cosiddetta chiusura, il blocco reale. Nonostante questo ci dicono anche quella parte che è stata chiusa adesso deve riprendere, altrimenti moriremo di fame. Come se si trattasse di produrre generi di prima necessità, o si trattasse di produrre strutture sanitarie. In realtà non stanno investendo niente, nemmeno per le strutture sanitarie, nemmeno in questa situazione drammatica. E nemmeno di fronte all'evidenza investono in strutture sanitarie. Stanno regalando migliaia di miliardi alle aziende, no? In varie forme, o con a pioggia, con i finanziamenti a pioggia, oppure, no, attraverso la cassa integrazione, l'utilizzo della cassa integrazione, che vuol dire poi usare le risorse pubbliche per compensare i lavoratori del loro salario con quello che il padrone non gli dà. E tutto questo per produrre che cosa? Per produrre le merci, ma anche merci che non sono per niente indispensabili, però sono tuttavia indispensabili per aumentare i loro profitti. Il caso più clamoroso è quello probabilmente della Fiat, della Ferrari addirittura, della Ferrari a Modena, no? Che attraverso un accordo con i sindacati riprende la produzione come se fosse un genere di prima necessità produrre automobili Ferrari. Pensate voi. E per fare tutto questo si falsificano i dati, nascondono quello che realmente sta succedendo. Ho letto qualche giorno fa, l'avete visto anche voi sul Corriere della Sera, una tabella che dava con precisione il giorno in cui cesserà il contagio in ognuna delle regioni. Il 15 maggio, 20 maggio, messo un po' peggio, dicono Lombardia ed Emilia, forse fine giugno, ma anche per quelle danno una data certa. Ora, non è necessario essere uno scienziato, io non lo sono, no? Per capire di date è fatta su che cosa? Sulla base dell'attuale blocco parziale, perché ripeto il blocco è stato parziale. È chiaro che riaprendo tutto, come faranno già nei prossimi giorni alcune fabbriche, già da dopodomani, altre dal 4 di maggio, è impossibile fare una proiezione di quel tipo, perché cambierà la situazione fondamentale, cioè riapriranno praticamente il
dei morti è reale, non solo quello del contagio è falsificato, anche il numero dei morti. Bisognerebbe sommare, inizialmente dicevano 3.000, forse 5.000, poi 7.000, adesso dicono 10.000 anziani che sono morti negli ospizi, lasciati morire, perché in queste società gli anziani, non producendo profitto, non hanno nessuna importanza. Non so se avete visto dei servizi terribili in televisione, pochi, non molti ne hanno fatto, ma qualche servizio televisivo l'hanno fatto, in cui si vedevano questi anziani lasciati a morire, soffocati, dentro i letti, senza nessuno che li assistesse. Questo è quello che hanno fatto e che sta facendo. E tutto questo, ripeto, non è colpa di uno stupido virus, è colpa di un sistema sociale e dei suoi governi, dei governi borghesi. Ma non è colpa solo loro, non è colpa solo della borghesia, dobbiamo dirlo con chiarezza. Ci sono delle responsabilità ancora più pesanti di quelli che Lenin chiamava, con un'espressione tremendamente oggi attuale ed efficace, gli agenti della borghesia in seno al movimento operaio. A chi si riferiva Lenin? Alle direzioni burocratiche dei sindacati, alle direzioni politiche riformiste. Pensate a Landini, solo per fare un nome, che oggi, sui giornali di oggi, valuta come un grande successo suo, del suo sindacato, di CGL, CISL e UIL, l'aver strappato al governo e al padronato la promessa che sì, si riprende a lavorare, ma laddove non ci fosse la sicurezza, la fabbrica si chiude. Questo dice il grande risultato che Landini ha strappato. Sì, se non fosse che sappiamo bene, perché ce l'ha raccontato loro stessi nelle scorse settimane, che in realtà non c'è nessuna possibilità di attuare quelle pratiche di distanziamento dentro una fabbrica. Abbiamo pubblicato sul nostro articolo, sul nostro sito, un articolo del compagno Diego Bossi, che è operaio della Pirelli, spiega come pensate che sia possibile. Solo chi non è mai entrato in una fabbrica pensa sia possibile mantenere le distanze tra i lavoratori. Quale distanza? O mettere delle mascherine, che poi le mascherine che vengono distribuite sono quelle di carta, che loro ci hanno spiegato con infiniti servizi sui giornali non servire assolutamente a niente, perlomeno non ti proteggono, al limite proteggono chi sta di fronte perché non gli sputi addosso, no? Non gli mandi della saliva addosso contaminata, ma a tua volta non sei protetto perché ci vorrebbero un altro tipo di mascherine che tuttavia sono più costose, che quindi non si trovano e che sicuramente non distribuiranno. Eppure Landini dice abbiamo ottenuto grande conquista che si produrrà solo, sì, ma in sicurezza. In realtà è un falso totale questa cosa e lo vedremo purtroppo a breve. Diciamo la nostra previsione terribilmente si verificherà nelle prossime settimane, quando riprenderà il numero dei contagi, tragicamente non ci vuole uno scienziato per capirlo, e quindi il numero dei morti comincerà a ricrescere di nuovo, nonostante, ripeto, non sia mai cessato. Ieri erano 460 e rotti, ogni giorno sono intorno ai 500 morti solo in Italia, sommati da quelli di tutti gli altri paesi. Pensate a quando tutto questo esploderà in forma dirompente, infatti è già iniziato nei paesi che loro chiamano del terzo e del quarto mondo, cioè nei paesi che noi nazisti chiamiamo paesi dipendenti dall'imperialismo. Su 7 miliardi di abitanti del pianeta, 2 miliardi di persone non hanno un bagno, per caso. 1,5 miliardi non dispone di acqua corrente. Pensate cosa può voler dire per queste popolazioni spiegare che bisogna lavarsi le mani. Non hanno l'acqua corrente. Pensate a quello che sta succedendo in Brasile, dove quel criminale di Bolsonaro, che inizialmente aveva detto che questa era una piccola raffreddore, qualcosa di simile a un raffreddore, no? Quando tutto questo esploderà nelle favela brasiliane, nei quartieri poveri del Brasile, pensate a che cosa già sta producendo. Diciamo, il Brasile mi pare oggi sia già arrivato all'undicesimo posto nella tragica classifica dei morti. Questo è quello che sta succedendo nel mondo. E questo in qualche modo ci spiega la qualità di quella lotta che fecero quei 250.000 lavoratori, giovani, operai, armati, 75 passa anni fa. Perché tutto questo non è inevitabile, ma dove sta per noi l'interesse di studiare quella vicenda trascorsi ormai 75 anni? Che senso ha studiare? Perché ci dà un grandissimo insegnamento. Che cosa ci insegna? Che in realtà è possibile con le lotte dei lavoratori cambiare la società. E quando i lavoratori, gli operai, la classe operaia, e la classe operaia industriale si mette alla testa delle lotte dei lavoratori e dei giovani, nulla è impossibile. È possibile rovesciare governi, è possibile rovesciare un sistema, è possibile tutto quando i lavoratori riescono a unirsi. Però
che è necessario costruire nelle lotte una direzione rivoluzionaria per sconfiggere le burocrazie sindacali e politiche, le burocrazie riformiste, le burocrazie dei grandi sindacati, perché se non riusciamo a fare questo, purtroppo anche le prossime lotte saranno destinate a finire come è finita la lotta della Resistenza, in cui decine di migliaia hanno perso la vita lottando per cambiare la società e ci hanno lasciato, non per colpa loro, ma per colpa delle loro direzioni traditrici, in eredità la società in cui viviamo, in cui siamo arrivati a questo punto tragico, che oggi, 25 aprile 2020, siamo costretti a non scendere in piazza per celebrare il 25 aprile e siamo costretti a farlo qua, così, in questa forma, no? Con una cuffia in testa, seduti davanti a un computer. Tuttavia noi non abbiamo, concludo con questo, non traiamo da questo, ripeto, nessuna sfiducia, nessuna idea pessimistica, al contrario, ci aspettano settimane e mesi di grandi sconvolgimenti nel mondo. La stessa crisi economica che sta divampando, intrecciata con la crisi del coronavirus, produrrà grandi mutamenti nel mondo. Cadranno governi, si apriranno processi di lotta in tutto il mondo, si apriranno nuovi processi rivoluzionari in tutto il mondo. Questa è un'altra previsione che ci sentiamo di fare, e non ci limitiamo a fare previsioni ovviamente, ci impegniamo per costruire queste lotte, questi processi rivoluzionari, e lo facciamo non solo qua in Italia con il nostro partito, ma facendo parte di un'organizzazione rivoluzionaria internazionale, la Lega Internazionale dei Lavoratori, la LIT, quadro internazionale, noi siamo la sezione italiana, pensiamo che tutto questo possa, tutte queste lotte, questi processi che tuttora sono in corso in alcune parti del mondo, anche se in parte rallentati dalla vicenda del virus, no? Pensate al Cile, la rivoluzione cilena di cui giornali, facendo giornali cosiddetti di sinistra, come quel giornale terribile, il manifesto, che del tutto ingiustificatamente continua a chiamarsi giornale comunista, nessuno ha ancora capito, io perlomeno non ho ancora capito il perché, beh, ha taciuto, taci di quello che sta succedendo là, beh, là è stato in corso negli ultimi mesi un processo rivoluzionario in Cile, con un ruolo importante della nostra sezione cilena. Noi come elite siamo presenti in tante parti del mondo e stiamo cercando di fare quello che cerchiamo di fare qui in Italia, cioè di dare una risposta al problema fondamentale che la classe operaia, il movimento di lotta dei giovani si sono trovati a affrontare negli ultimi 2 secoli. Questo problema non è l'assenza di lotte. Le lotte sono destinate inevitabilmente in una società di classe ad arrivare, poi a rifluire e poi a ricominciare. Chi dice che le lotte sono una cosa del passato non conosce la storia. Le lotte hanno continuato a riprodursi negli ultimi 2 secoli ciclicamente, esattamente come le crisi economiche del capitalismo. Quello che è mancato in questi 2 secoli, salvo che in un'occasione, nel 1917, è stata una direzione che sapesse trasformare quelle lotte e portarle fino alla vittoria effettiva. Cioè fino a che cosa? Non fino al governo, perché l'obiettivo dei comunisti, dei rivoluzionari, a differenza di quello che ci ha raccontato Bertinotti e altri rinnegati negli ultimi decenni, non è andare al governo, no, è andare al potere, è portare al potere i lavoratori, che è cosa ben diversa. Non andare al governo dentro al capitalismo, quello si è riusciti a farlo tante volte, abbiamo visto gli effetti. Quello che ha fatto ad esempio la Rifondazione Comunista in Italia con i 2 governi Prodi, che sono stati fra i governi che hanno tagliato maggiormente il welfare state, la sanità pubblica, le pensioni, eccetera. No. Non è questo il problema, il problema non è andare al governo dentro al capitalismo, perché se si va al governo dentro al capitalismo non si fa altro che fare i giochi della borghesia. No, il problema è di costruire dentro le lotte quello strumento, quel partito, quell'organizzazione dei lavoratori, l'organizzazione rivoluzionaria che possa condurre quelle lotte alla vittoria. Così è stato quella grande esperienza che fu l'ottobre 1917 a cui noi cominciamo ad ispirarci. Così purtroppo non è stato in quel processo che abbiamo conosciuto in Italia dal 1943, che poi alla fine in realtà è arrivato fino al 1800, 1948. In quei 5 anni non sono mancate le lotte, non sono mancati i sacrifici dei lavoratori e dei giovani, è mancata un'organizzazione rivoluzionaria, al suo posto c'era purtroppo un'organizzazione controrivoluzionaria, traditrice, lo stalinismo. Oggi lo stalinismo come apparato mondiale è scomparso, si è
esistono, sì, piccole organizzazioni staliniste, grottesche, che si rifanno magari a Kim Il-sung o Kim Jong-il o come si chiama la sorella che adesso lo sostituirà perché forse è morto lì in Corea. Noi non abbiamo niente a che fare con tutto questo, il comunismo non ha niente a che fare con la Corea del Nord, con lo stalinismo, con i gulag. Il comunismo qui noi ci rifacciamo è quello di Lenin e Trotsky, della festa internazionale, della rivoluzione d'ottobre. E questo cerchiamo di fare, vogliamo portare nelle lotte in Italia e nel mondo costruendo la lì quarta internazionale. E un grande rivoluzionario, Trotsky, diceva le rivoluzioni appaiono impossibili finché non diventano inevitabili. E questo è un grande insegnamento che noi traiamo dal 43-48, dall'esperienza della resistenza. Era possibile non solo appendere Mussolini a testa in giù, a piantare lo freddo, no, era possibile fare molto di più, era possibile sviluppare un processo rivoluzionario. Quello che è mancato è stato un partito. Per non arrivare impreparati agli avvenimenti che ci aspettano nelle prossime settimane, già nei prossimi mesi, gli sconvolgimenti in questo mondo in cui siamo immersi, dobbiamo costruire quel partito. Il senso di questa nostra assemblea è questo, non è, come avete capito, una commemorazione storica, non ci appartiene, è l'invito ai compagni anche che stanno partecipando a questa riunione, che magari ancora non conoscono il nostro partito, la nostra organizzazione internazionale, a venire a conoscerci, a venire a costruire, se sono d'accordo con questo progetto, a costruire insieme a noi questo strumento che a noi sembra indispensabile. E pensiamo che questo sia il miglior modo in realtà per celebrare il 25 aprile e per dedicarlo a quelle decine di migliaia di lavoratori, di giovani che hanno perso la vita in quel processo e che si sono sacrificati per qualcosa di più di quello che ci hanno lasciato loro malgrado in eredità, che si sono sacrificati per costruire una società diversa, profondamente diversa, e non la società terribile che stiamo vivendo questi anni e che oggi mostra tutto il suo volto barbaro anche con questa vicenda del coronavirus. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che sia riusciti a sentire l'audio e tutto il resto. La pratica di questi sistemi, come forse avrete inteso, è molto limitata. Grazie. Allora,